Vieni qui, Winston. Chi pensi che ci verrà a trovare oggi, eh? Sono a Cape Cornwall, mi viene a prendere. Ha bisogno di aiuto? Diane. Ok, papà, ti richiamo. George, sei proprio tu. Ti ho visto planare in mezzo al gregge. Già, il fatto è che non ho preso la corrente ascensionale. Ho deciso di atterrare all'ultimo momento. Ti sei fatto male? No, no. Allora sei tornata. Bene. Come mai non sei venuta a trovarci al campo di volo? Non sono stata neanche a Newfoundland. Sono appena arrivata. Ti serve aiuto per smontarlo? No, grazie. Tra poco arriva mio padre. D'accordo. Salutalo da parte mia. Uno di questi giorni verrò a trovarvi. Ah, Diane. Mm? Non eri interessata a un aliante a motore? Mm-hmm, sì. Oggi ci portano un vecchio Diamond per dei test. Ti va di fare un volo di prova? Davvero allettante. Domani verso mezzogiorno? Non vedo l'ora. Diane, quando era piccola, adorava le rose e le rubava di nascosto, ma solo quelle di questa qualità e di questo colore. E lei ha sempre fatto finta di non accorgersene. Ha pensato ai pasticcini? Ma naturalmente, signore. Ha appena telefonato il signor Robert Newfoundland. Ha detto che ha intenzione di venirla a trovare mercoledì prossimo. Il mio pronipote si rifà vivo. Senta, Charles, non so quanto si tratterrà Diane e che intenzione abbia, ma... sarà meglio che lo richiami. Intanto, porti questo in camera sua, per favore. Signore, se posso permettermi una piccola osservazione, io credo che probabilmente alla signorina Diane farebbe piacere rivedere il signor Robert. Voglio dire, se la memoria non mi inganna... Diane è sempre stata un po' innamorata di lui, era questo che intendeva? Direi quasi che lei mi legge nel pensiero, Charles. E dopo tutti questi anni di onorato servizio, signore, anch'io vorrei che il vostro Charles, nome... non ci sarà più nessun Newfoundland. Io mi sono rassegnato e dovrebbe farlo anche lei. Io voglio che Diane sia felice. E Robert è stato sempre un donnaiolo e questo lei lo sa meglio di me. Non intendo contraddirla, ma forse nel frattempo i suoi bollenti spiriti si sono placati e vorrei ricordarle che nel corso della sua ultima visita anche lei aveva notato che era notevolmente cambiato. Va bene. Suzanne sta cucinando. Le farebbe piacere se ti unissi a noi. Sì, volentieri. George, si può sapere che ti succede? Non ti riconosco, sei completamente assente. Lei è tornata. Chi? Diane. Oppa, sembrava un angelo. Ah, ricominciamo, George. Non starai parlando sul serio. Prima di tutto, lei è già fidanzata. In secondo luogo, è una Newfoundland. Perciò levatela dalla testa. Sarà pure una Newfoundland, ma non è diversa da noi. E questa volta è venuta da sola. George, questa storia va avanti da 2 anni. Credo che tu stia soltanto perdendo tempo. Benvenuta a Newfoundland, signora. Charles, che gioia vederla. È in gran forma. Quando la vedo mi sento finalmente a casa.
Credo che mi vedrà qui fino alla fine dei miei giorni, signorina Newfoundland. Ogni volta ricominciamo con questa storia, Charles. Mi chiami Diane, la prego, come quando ero bambina. Volentieri. Tra poco mi occuperò anche dei suoi bagagli. Ora l'accompagno da suo nonno che la sta aspettando impaziente. Se vuole seguirmi, signorina Newfoundland. Andiamo a vedere quel negozio. Guarda, George, guarda quante belle ragazze ci sono. Voglio dire, mi sono innamorato, papà. A te non è mai capitato, anche quando ti sembrava impossibile? Sì, certo, con tua madre, quando frequentavamo il ginnasio. E poi? All'ultimo anno lei finalmente crollò e da allora non ci siamo più lasciati finché non fummo costretti. Non so se succede anche a te, ma ho la sensazione che sia ancora con noi. Beh, non come il primo anno dopo la sua scomparsa, ma... Sì, succede anche a me. Dimmi la verità. Sarebbe un problema per te se mi fidanzassi con Suzanne? No, anzi, tutt'altro. Da quando la frequenti sembri rinato. Sono certo che farebbe piacere anche alla mamma. Ti ringrazio per averlo detto. Ciao, nonno! Diane! Finalmente! Sei diventata ancora più bella. Come è andato il volo? Direi benissimo, nonno. Ah, è sempre un piacere tornare a casa. Ciao, Winston. Winston. Dai, su, sempre con questo bastone. Ora basta, eh? Accuccia. Vieni, vieni, vieni. Basta. Ah, riconosco il profumo delle mie rose. È inconfondibile quando arriva l'estate. Allora, come stai? Tutto bene? Oh. Scusami, ma non ho resistito, nonno. Desideri un po' di tè? Grazie. Con un goccio di latte senza zucchero? Esatto, brava. Devo farti una confessione, nonno. Sapevo che avevi preso il brevetto e che hai sempre avuto una grande passione per il volo. Ma che arrivassi a pilotare aerei di linea... Per tutti i fulmini, Diane. Per quanto io non sia stato mai un tipo apprensivo, ti confesso che questo mi fa stare un po' in ansia. Ormai è diventato il tuo hobby. Senti, nonno, non è più il mio hobby. Ho deciso di abbandonare l'università. Il volo è diventato la mia passione. Lavoro da quasi un anno come copilota sulla rotta Johannesburg-Città del Capo. Non sei stata obbligata a scegliere giurisprudenza? Sì. L'avevo fatto per papà. E anche tu eri contento. Certo che mi faceva piacere. Non immagini neanche quanto spendiamo di avvocati. Però, dal momento che il tuo hobby è diventato una professione, forse è il caso che tu scelga la rotta Londra-Parigi, per esempio. Così saresti più vicina a Newfoundland e a tuo nonno. E infatti è proprio questa la mia intenzione. Sai, mi rendo conto di essere stata egoista ad andare in Sudafrica. Oh, e ora che sei tornata non immagini quanto mi hai reso felice. Senti, io ho un vecchio amico che potrebbe... No. Sarebbe sufficiente una telefonata. Nonno, per favore, cercherò di cavarmela per conto mio. Non ce n'è bisogno. Suzanne. Ciao, solo un minuto e ci mettiamo a tavola. Salve. Che profumino. Grazie per l'invito. Oh, grazie. Accomodatevi intanto. Allora non avresti nulla in contrario se andassimo a vivere insieme o se decidessimo di sposarci? No, assolutamente. Dimmi una cosa, lei è già stata sposata? No, ma ha avuto una relazione piuttosto burrascosa con un altro. Ed era un alcolizzato. Comunque, è acqua passata. Bene, allora... Non fartela scappare. È finita veramente con John? Non facevamo altro che litigare. Mi sento sollevata ora. Non eravamo fatti l'uno per l'altra. Ho sperato tanto che te ne accorgessi per tempo. Ma perché non me l'hai mai detto? Dovevi rendertene conto da sola. Stai pensando a mamma e papà? Mi sono opposto forse con troppa veemenza al loro matrimonio.
In questo modo ho perso mio figlio e il nostro rapporto si è rovinato per sempre. Mia madre era la migliore del mondo. Lei ha amato molto tuo padre, lo so. Vedi, Diane, non c'è niente di peggio al mondo dei pregiudizi. Lei era una giovane donna del Sudafrica, ma di famiglia non altolocata. All'epoca la consideravo... Beh, sì. Ho fatto un grosso torto a tua madre. In seguito avrei voluto scusarmi con lei, ma... So che lei ti aveva perdonato da tempo. È così naturale quando i figli muoiono prima dei genitori. È come se insieme a loro morissero anche tutte le nostre speranze. Non passa giorno in cui non senta la loro mancanza. Ragazza mia, tu sei giovane. Devi guardare avanti. A me mancano solo pochi passi per arrivare lì. Non devi dire queste cose. Purtroppo è la realtà, mia cara. Non mi rimane molto da vivere. E prima che io... Diane, io ti voglio molto bene. E desidero vederti felice. Anch'io ti voglio molto bene, nonno. E non voglio che tu sia preoccupato per me. Non riesco a capire. Fino a ieri funzionava alla perfezione. Che ore sono adesso? Le 11:10. Perché sei così nervoso? Incrocia le dita per me. No, non va. Buongiorno. Buongiorno. Ho dormito benissimo, 10 ore di fila. Vuol dire che ne avevi bisogno. L'elegante pilota della Royal Air Force. Il mio affascinante pronipote. Quando hai visto Robert l'ultima volta? Ai funerali di mamma e papà, credo. All'epoca avevi una cotta per lui. È stato Robert a trasmetterti la passione per il volo? Non mi dire che te ne eri accorta. Oh, beh, sì. Ogni volta che lo vedevi diventavi rossa come un pomodoro. Oddio, che figura. Oh, finiscila. Eri semplicemente incantevole. Sai, Robert è molto cambiato ed è venuto a trovarmi spesso. Anzi, dovrebbe venire uno di questi giorni. Che cosa ne pensi? Non ti farebbe piacere rivederlo? Mi hai già trovato un marito. Adesso non esagerare. Cosa farai oggi? Prova a indovinare, nonno. Oh. Ah, giusto, che domanda stupida. Ci vediamo più tardi. Vado dal mio amministratore. Stop! Spegni! Forse se n'è scordata. Ciao, George. Ehi. Se non sbaglio, dovremmo dire addio al nostro volo di prova. Non immaginavo sarebbe andata così. Mi dispiace. Joe Kellington, il nostro meccanico. Diane Newthumberland. Molto lieta. Posso dare un'occhiata? Questo tipo di aliante a motori lo conosco. Donne. Hai detto che questo è un modello degli anni 80? Sì, certo. Potrebbe essere l'interconnettore. Ma la presenza di fumo mi fa pensare più a una guarnizione bruciata. Ce n'è una di riserva? Vado a vedere. Signor Benston, non può dimettersi così di punto in bianco e piantarmi in asso. Abbiamo gestito insieme questa attività per 20 anni. Signore, lei lo sa che mia moglie si è ammalata? Sì, lo so. Le sto chiedendo solo di aspettare ancora un po' di tempo. Sì, sì, ma vede... Charles, cosa c'è? Mi perdoni se la interrompo, signore. Sì, mi dica. Ha chiamato il signor Robert. Ha detto di riferirle che arriverà questa sera.
Almeno una buona notizia oggi. Allora faccia sistemare la camera azzurra e... dia disposizione in cucina per un'ottima cena. Ah, Charles, se lo ricordi. Quello del 96. Signore, sarà un piacere, non dubiti. Sì. Incrocia le dita. Sì! Allora che fai? Te la senti? Sono qui per questo, no? Yuhu! È una meraviglia! Se mai potrò permettermi un aliante, di sicuro opterei per questo. Sai qual è il mio sogno? Vorrei creare un museo volante. Un'idea fantastica. Quello che mi manca sono i soldi. Bisogna credere nelle stelle. E credere nei propri sogni. O nelle correnti ascensionali. Pensavo che solo lei e George siete registrati come piloti, sa, per l'assicurazione. Sì, infatti. E il Diamond non è nostro. Se mai succedesse qualcosa, sarebbe un bel problema. Ma che gli è preso? Niente, è innamorato. Ah. Questo è bellissimo. Sarebbe perfetto per il tuo museo volante. Se avete bisogno di un altro pilota, ti avverto. Mi candido. Diane, sei assunta. No, dico sul serio. Vi servirebbe un DC-3 oppure un JU-52? Ci avevo pensato anch'io. Ma ci servirebbe una pista più lunga e il campo andrebbe ingrandito. I campi qui intorno sono di nostra proprietà. Convincere il nonno non dovrebbe essere difficile. Sarebbe grandioso. Rimane soltanto da risolvere il problema dei soldi. Io penso che con un paio di oldtimer in grado di volare sarebbe un'attrazione turistica senza... Diane, hai fame? Sì. Ti andrebbe un sandwich con i cetrioli? Ciao tesoro. Ciao. Ehi, non mi guardare così, mi sembri una condannata a morte. È esattamente così che mi sento. Sei obbligata. Vuoi che lasciamo stare? No! Prima o poi devo farlo. Se non ci riesci tu a farmi volare, che altro? Devi solo cercare di stare tranquilla. Tutto il resto ci penso io. William, io ho paura. Stai calma, andrà tutto bene. Si sta così stretti qui. Ascolta, ci sono io qui con te. Non ti agitare. Ok. Allora, adesso decolliamo. William, fermati. Cosa c'è? Fermati, fammi uscire da qui. Susan, no, non ce la faccio, adesso. Non resisto. Ho paura, fammi Susan, scendere. Aspetta un momento. Voglio scendere. Susan, ti prego. Susan! Scusa, William, mi dispiace tanto. Non preoccuparti, ci riuscirai. Avevo davanti agli occhi quell'atterraggio d'emergenza. Il portello che non si apriva, le urla della gente e tutto quel fumo. Nessuno ti costringe a volare. Ma io voglio volare e vorrei farlo insieme a te. Non c'è bisogno che voli, puoi anche stare con i piedi per terra. Basta che stai con me. Sembra quasi un destino. Decido di abbandonare tutto. Cambio lavoro, mi trasferisco in Cornovaglia e alla fine che incontro un istruttore di volo. Anche l'amore, non te lo scordare. No, sono stata fortunata, è vero.
Ma ti assicuro che un giorno vincerò la paura e ci riuscirò. Sarà la mia prova d'amore per te, William. Certo. No, non so proprio come procurarmi tutto questo denaro. David, ti supplico, mi stai veramente stressando. Vedrai, troveremo una soluzione. Sì, stai tranquillo. Adesso devo lasciarti, d'accordo? Ti richiamo. E signor Northumberland, è un piacere vederla. Suo zio mi ha pregato di sistemarla nella stanza azzurra. Dia pure a me la sua. Grazie, ricetta. Charles. Posso portarla io? Diane è già arrivata. Eh sì, la signorina Diane è qui da ieri. Adoro quando non si sa più dove finisce il mare e inizia il cielo. Sì. Accidenti, sono in ritardo. Mio nonno mi sta aspettando per cena. Non puoi telefonargli? È la nostra prima cena insieme. Il nonno, sai, è un uomo all'antica. Mi dispiace, devo proprio andare. Non è il caso di far arrabbiare il nonno. Vieni, conosco una scorciatoia. E adesso che facciamo? Dobbiamo saltare. Vieni. Salta. Ti ringrazio per il suggerimento, ma i fondi di investimento rendono ancora bene. Ma che fine ha fatto Diane? Devo ammettere che sono un po' emozionato. Sei sicuro che non vuoi un po' di whisky? Mi deprime vederti bere solo acqua. No, ormai bevo alcolici di rado. Devo mantenermi lucido. Immagino che vorrai ancora dei buoni suggerimenti in futuro. Questa sera farai un'eccezione, però. Non credo proprio che negli ultimi tempi ti sia capitato di bere un ottimo Barolo del 96. Mi hai convinto. Ero sicuro. Oh, Diane, ma dove sei stata? Abbiamo un ospite. Ehi! Robert, vado a cambiarmi. Fai presto, però noi abbiamo fame. Torno subito, cominciate senza di me. Dopo 4 anni in Sudafrica ha dimenticato le buone maniere. Ma a me piace così com'è. Che andassimo a cena fuori. No, volevo farti una piccola sorpresa. Ecco, questa rosa è per avermi insegnato di nuovo ad amare.
E quest'altra è per tutte le ore meravigliose che abbiamo trascorso insieme finora e che spero continueremo a trascorrere ancora fino alla fine dei nostri giorni. Sì, dai, aprilo. Io... ecco... Sai cosa sto per chiederti? Suzanne, mi vuoi sposare? Vivere con me? Sapevo dall'inizio che eri l'uomo della mia vita. Sì, William. È perfetto. È perfetto come il nostro incontro. Alla signora e al signor Pearson. Vorrei regalarti qualcosa anch'io. Che cosa ti piacerebbe? Il mio più grande desiderio sarebbe che vincessi la tua paura e riuscissi a salire su un aereo nuovamente. In realtà anch'io avevo una sorpresa per te. Da un paio di settimane seguo un corso per superare la paura del volo. E credo che stia funzionando. Chissà, forse un giorno prenderò il brevetto. Oh, è grandioso, tesoro. Sì. Diane, devo dire che rivederti oggi mi ha messo di buon umore. Robert, ecco, io non so se ci hai mai riflettuto, ma come parente collaterale, non avendo io altri eredi, sei candidato al titolo di Lord Northumberland. Nonno, per favore. Non erediterà la tenuta, questo è certo, ma insieme al titolo avresti anche un considerevole appannaggio dalla nostra fondazione. Zio Edward, ti prego, smettila. È bene che io guardi realisticamente al futuro. Non ho dubbi che Diane ti darà presto un paio di splendidi nipotini. Per quanto mi riguarda, spero di poter continuare a venire ancora a Northumberland come tuo gradito ospite. Come mai dopo il congedo non hai scelto di diventare pilota professionista? Oh, forse perché ero stufo di indossare l'uniforme. Oh, che peccato, ti donava. Davvero? Tu trovi? Non dirmi che sei l'unico a non essertene accorto. Ma continui a volare in privato? Ti dirò, ultimamente non molto. Sono spesso in viaggio. Senti, Robert, perché domani non accompagni Diana al campo di volo? Così potreste conquistare le nuvole insieme. Certo. Maledizione, ho dimenticato il brevetto, ero sicuro di averlo. Non è così grave, Robert. L'importante è che tu abbia fatto le tue ore di volo, poi sistemo tutto io con George. George? Chi è questo George? Provo a dare un'occhiata in macchina. Sono così felice. Spero che lo sia anche tu. Sono felicissimo per entrambi. Oh, hai visto che cosa mi ha regalato? Signorina Northumberland. Salve, signor Carrington. Scusi, lei sa dirmi chi è la donna laggiù? Ci vediamo dopo. D'accordo. È la fidanzata del signor Pearson. Sembra che presto si sposeranno. La ringrazio. Allora, vieni. Non l'ho trovato, purtroppo. Buongiorno, George. Diane, ciao. Ti presento Robert Northumberland, George Pearson. Molto lieto. Salve. Robert è un pilota, era nella Royal Air Force e ha bisogno di registrare qualche ora di volo. Altrimenti perde la licenza. Certo. Al momento non ho molti apparecchi disponibili. C'è sempre il Diamond. Quello possiamo pilotarlo solo io e mio padre. Oh, se vuole posso darle un Tomahawk. Si divertirà ugualmente. Sì, d'accordo. Allora devo solo vedere il suo brevetto. Senz'altro. Però non oggi. Robert è arrivato ieri sera e non solo per volare. Gli ho detto che non ci sarebbero stati problemi.
Temo di non potervi aiutare. Perché? Non posso far pilotare il signor Northumberland senza brevetto. Mi spiace. Ma se tu, Diane, vuoi volare, possiamo andare alla torre di controllo e sistemo tutto. Aspetta un momento, Giorgio. Noi due siamo amici, no? Sì, e per me è un onore. Allora sarà sufficiente che io garantisca per lui. Tu ti fidi di me, giusto? La prossima volta porterà il suo brevetto di volo. Diane, il signore può volare accanto a te come passeggero, ma senza brevetto non può pilotare nessun aereo. Questa è la legge. Confesso che da te non me lo sarei mai aspettato. Credevo che tu fossi più disponibile. Scusi se mi intrometto, signorina Northumberland, ma mio figlio purtroppo ha ragione. Se lo lasciassimo pilotare senza brevetto, potremmo correre dei seri rischi. E come potreste correre dei rischi? Lui era un pilota della Royal Air Force, sicuramente più esperto di volo di voi due messi insieme. Diane, non intendo mettere in difficoltà questi signori. La prossima volta porterò il brevetto e registreremo queste ore, va bene? Signori, vi auguro una buona giornata. Peccato. Mi hai deluso molto, George. Diane, mi dispiace. Se vuoi possiamo parlarne. Non è necessario. Allora, che ti avevo detto? Quando i Northumberland usano questo tono mi sento ribollire il sangue. Ma cosa si sono messi in testa? Le leggi si rispettano anche se sei uno di loro. Non ti saresti dovuto immischiare. Scordatela, George. È veramente incredibile. Mi ha colpito molto il modo in cui hai preso le mie difese. Non era necessario, perché sarei venuto volentieri con te, anche come passeggero. Quell'uomo per me è morto. Sembra quasi che tra voi ci sia una questione in sospeso. Non è affatto così. C'è una donna nella tua vita? C'è stata una donna della quale ero molto innamorato, ma non ha resistito molto accanto a me. Cosa pensi di Diane? Ovviamente la trovo molto affascinante. È la donna ideale, la sposerei subito. So dove vuoi arrivare, credo che abbia già qualcun altro in mente. Allora dovrai fare in modo che lo dimentichi. Scusami. Sì. Ah, sei tu. Avevo intenzione di tornare domani. Ascolta, adesso non è il momento. Ti ho già detto che gliene avrei parlato. Sì. D'accordo. Problemi? No, era il mio socio. Mi chiamava dall'intendenza di finanza. Abbiamo un po' di problemi burocratici. La burocrazia serve soltanto a complicare la vita. Posso aiutarti? Beh, ecco. Mi diceva che domani scadono delle obbligazioni, ma in qualche modo farò. E quanto hai bisogno? 20.000 sterline. Allora andiamo a vedere quanto ho nella cassaforte. Noi dobbiamo essere molto solidali. Ti ringrazio, zio. Che fine hai fatto? Siamo in ritardo. Buona giornata anche a te, David. L'intendenza di finanza non sta ai tuoi comodi. Allora, che mi dici di questo? D'accordo, niente male. Dove li hai presi, Robert? Tutto a posto, stai tranquillo. Ah, credevo che avessi smesso di bere. Non bevo, cerco di stare a galla. Comunque sai che questa è solo una goccia nel mare. Meglio di niente. Senza queste 20.000 sterline ora saremmo rovinati. Sì, ma tra due settimane abbiamo un'altra scadenza. Ce ne occorrono 30.000. Come pensi di procurartele?
La banca non aspetterà, lo sai. Già, e vuoi sapere perché? Perché sono soltanto degli strozzini. Se vuoi realizzare qualcosa nella vita, sei costretto a indebitarti. È così che funziona, lo sanno tutti, tranne la nostra banca. Si chiama pensare in grande, ma le banche non sanno che significa. La nostra situazione è disperata, Robert. Non so se te ne rendi conto. Ho dovuto licenziare Mary e se non ci inventiamo subito qualcosa rischiamo anche di finire in galera. Tu sei fuori di testa. Tu forse non hai ancora afferrato il concetto, ma siamo con l'acqua alla gola. Quando i primi clienti incominceranno a denunciarci, credo che non riuscirà a salvarti neppure il tuo buon nome, mio caro amico. Allora, signori, incominciamo? Potresti anche affogare Robert Northumberland. Robert. Suzanne. Che cosa ci fai qui? Sono ospite da mio zio. Ah, sì, è vero, sei un Newfoundland. L'avevo rimosso. E tu? Non credevo di incontrarti proprio qui. Non fai più l'assistente di volo? Ho smesso dopo un atterraggio d'emergenza. Ho attacchi di panico quando salgo su un aereo. Il mondo è davvero piccolo. Quanto tempo è passato? 5 anni e 2 mesi, Robert. La nostra separazione mi ha spezzato il cuore. Cosa vorresti che ti dicessi? Sei stata tu a lasciarmi. Dopo sono stato malissimo. Ho avuto anche un grave incidente. Sì, lo so. Non ce la facevo più, Robert. Ho perso te. Ho distrutto la mia carriera. Il fatto che sia ancora vivo è quasi un miracolo. Dimmi una cosa, Diane. Che cosa ne pensi di Robert? Beh, è gradevole, è interessante ed è sempre molto attraente. Se non sbaglio, è stato anche il tuo primo amore, no? Sì, ma ero solo una ragazzina. Devo dire che comunque avevi già buon gusto. Anche tu gli piaci. Tu credi? È talmente evidente. Quel ragazzo mi piace. E vorresti che restasse qui, vero? Il signor Benston potrebbe affiancarlo. Un Newfoundland a Newfoundland. Sarebbe una buona cosa. Aspetta, non mi starei chiedendo di sposarlo? Se ti innamorassi di lui, perché no? Cosa dici, nonno? Domani è un altro giorno. A trovarmi. Un'intuizione. No, in realtà non mi aspettavo affatto che saresti emersa così dalle acque come Afrodite. Ho preso informazioni su Robert Newfoundland. Era davvero pilota della Royal Air Force, però c'è un particolare. È stato congedato con disonore. E perché? È caduto in picchiata con un aereo militare. Era completamente ubriaco. Hai fatto bene a non farlo volare. Sicuramente gli hanno ritirato il brevetto. Sono sicuro che lei non ne sa niente. No, andiamo, certo che la famiglia lo sa. Sono semplicemente solidali fra loro. Non la riesco a capire. George, non ci pensare, ceniamo insieme.
Non voglio rovinarvi l'atmosfera. Cerca di stare su. Perché intanto non vai ad aiutare Suzanne? Sarà contenta. Io vado a fare la spesa, ci vediamo dopo. Ricordi quella sera d'estate qui sulla spiaggia? Sì, naturalmente. Il mio primo bacio. No, non mi dire, sul serio. Ricordo che il cuore mi batteva forte. E speravo che tu mi baciassi ancora. Che è quello che ho fatto, giusto? No, non l'hai fatto. Ma a quel tempo dove avevo gli occhi? Sicuramente guardavi altrove. Avevi tante ammiratrici e io ero così gelosa. Che stupido sono stato. Stavo pensando che se ti avessi chiesto di sposarmi allora, quando avevi 18 anni, beh, oggi avremmo di sicuro una nidiata di figli e vivremmo felici e sereni a Northumberland. Ma tu non mi avresti mai permesso di diventare pilota, vero? Credo di no. Tante cose non sarebbero successe. Quando l'altra sera ti ho vista scendere le scale con quel bellissimo abito, è stato come se dopo tanto tempo fosse di nuovo sorto il sole. Stai correndo troppo, Robert. Penso ci vorrà del tempo per conoscerci, per imparare ad amarci. A tuo nonno non ne resta ancora molto, Diana. Lascia che viva serenamente i suoi ultimi anni. Diana, io ti amo. L'impero dei Northumberland non tramonta mai il sole. Niente fretta, niente stress. Sì, ma non devi sottovalutare che è un grande impegno gestirlo. Ehi. Questo lo so perfettamente, zio Edward. È vero, tu una volta studiavi agronomia. Ti interesserebbe gestire un'attività come questa? Sì, naturalmente. Soltanto che non credo che tu mi ritenga all'altezza. Ti potrebbe aiutare il signor Benston. Attento, zio Edward, se questa è una proposta... Allora, come vanno le cose con Diane? Senti, se le chiedessi di sposarmi, tu approveresti? Sì, certo. Per me sarebbe una grande gioia. E ora vai da lei. Se ci tieni veramente a lei, non puoi stare qui ad aspettare. Perché non la chiami? Prova a parlarle. Ma che serve? L'ho vista oggi, stava con quel Northumberland. Pensi che ci sia qualcosa tra loro? Ah. Ascoltami. Se sei innamorato di lei, devi lottare per averla. L'hai trascurata un po', la tua bellissima barca a vela. Non mi dire che esiste ancora. Naturalmente, è ancora attraccata in porto. Non è in ottime condizioni, ma è una barca di buona fattura. Non certo come quelle di oggi. Ricordo che mio padre voleva venderla. No, mi sono occupato io della manutenzione. Mi piacerebbe vederla. Se vuoi faccio subito una telefonata e avverto che stai arrivando. Diane, sei davvero incantevole. L'amore illumina il viso delle donne. E le rende più belle. Diane, Robert mi ha detto che ti ha chiesto di sposarlo. Credo sia un po' prematuro, no?
In fondo stiamo cominciando a conoscerci adesso. Se non avete nulla in contrario, vorrei prendere un appuntamento con il mio notaio per sottoporgli alcune soluzioni per il futuro di Northumberland. No, non abbiamo nulla in contrario. Da collezione, ma è sempre una bellissima barca. Oggi quanto potrebbe valere? Si dovrebbe investire una bella somma per rimetterla in sesto e poi venderla. In queste condizioni non è facile, oltretutto non sarebbe conveniente. Comunque è ancora registrata e assicurata. Sicuro, è ancora registrata a suo nome. Lord Northumberland ha sempre pagato tutti i conti. Quindi se volessi potrei uscire anche adesso. Oh, questo glielo sconsiglio. Le previsioni dicono che il vento rinforzerà e lei... è da parecchio che non esce in barca. Niente paura, stia tranquillo. Navigherò sotto costa, d'accordo? Ok, si parte. Come mai già di ritorno? Niente spiaggia? C'è troppo vento, non si può fare il bagno. Prendiamo un tè insieme? Sì, certo, nonno. Scusi, signore, ha appena telefonato il signor Tomlin, chiamava dal porto. Il signor Robert è uscito in barca nonostante le cattive condizioni e non è ancora rientrato. Il signor Tomlin lo aveva messo in guardia. Ha informato la guardia costiera? Sì, da quanto ho potuto capire, sembra che l'abbiano cercato, ma non l'hanno trovato nella posizione da lui indicata. Vado io. Diana! Senti, non puoi decollare, c'è ancora troppo vento. Tantomeno con questo apparecchio. Robert è disperso in mare, devo andare a cercarlo. Il tempo peggiorerà. Non c'è problema, rischierò, lo devo trovare. Andrò io. Allora vengo con te. Questo è fuori discussione. Sai bene che questo apparecchio non ha fatto la revisione, è troppo pericoloso. Perciò resti qui. Papà Alfa, rispondi, per favore. George, dove sei diretto? Qui, papà Alfa. Robert è disperso, George è andato a cercarlo. Rotta 030. Hai fatto rifornimento? Non hai carburante a sufficienza? Sì, lo so, ma non c'era tempo. No, è troppo rischioso, torna indietro. Non ci vorrà molto a trovarlo. George, non fare stupidaggini. Stai tranquillo. Continua le ricerche. Sono a 3 miglia a ovest di Covering. Ci sono venti da sud-ovest e correnti trasversali. Sei troppo a est. Ok. Faccio una virata. Correggo, nuova rotta 020. Ho visto qualcosa. È lui, l'ho trovato. È proprio qua sotto, su una zattera di salvataggio. Torno indietro, informate la guardia costiera. Fantastico, ce l'ha fatta. Speriamo che gli basti il carburante. Mayday, Mayday, Mayday. Ho un problema. George, che succede? Non riesco più a muovere il timone, non posso manovrare. Com'è possibile? E come mai non risponde? Non lo so, forse uno dei galoppini si è rotto. Cerca di spostare il timone con forza, prima a destra e poi a sinistra. E se si stacca? Tu provaci. Non risponde. Hai provato in entrambe le direzioni? Ovviamente, negativo. Cosa indica la spia? Indica rosso. La tua velocità? 45 nodi. Non devi scendere sotto i 40, George, mi senti? Ok. Diane, papà, mi sentite? Che succede? George! Il motore si è spento. George, senti, sta calmo. Mantieni la rotta e non uscire dalla corrente d'aria. Fa che riesca ad atterrare sano e salvo.
Perdo velocità. Ascoltami bene. Cerca di abbassare il muso. Vado a controllare. D'accordo. Giorgio, dammi la posizione. A sud rispetto a voi, a 3 miglia dalla costa. Non sto scendendo troppo, continuo a perdere quota. Giorgio, mantieni la velocità, qualunque cosa accada. È sceso a 42 nodi. Cerca delle nuvole comuniformi, forse riesce a prendere una corrente ascensionale. Negativo, il cielo è terzo. Ok, allora fai rotta verso la scogliera. Papà, non so se potrò farcela. Vicino alla costa ci sono maggiori correnti ascensionali. Sto riprendendo quota. Sono sulla scogliera. Giorgio, più a est! Sì, va bene, perfetto così. Una tale paura. Per me? Pensavo che fossi preoccupata per lui. Hai ragione. Ora devo occuparmi di Robert. Perdonami. Giorgia, sta bene? Sì. George! Papà, io l'amo. Anche lei ti ama, figliolo. Non immagini quanto sia difficile mandare a picco una barca del genere. David, ho quasi rischiato di rimanerci, ma con i soldi che avremo dall'assicurazione potremo saldare tutti i nostri... Quello di cui hai bisogno ora è un bicchiere di whisky. Non per me, grazie. Diane mi ha salvato la vita. È stato George a salvarti la vita, mettendo a rischio la sua. Ti sei comportato in modo irresponsabile. Ho sottovalutato le condizioni del tempo, ma non immaginavo di ritrovarmi su una zattera. Spero che l'assicurazione ti risarcirà. Penso proprio di sì. Non vedo perché non dovrebbero pagare, zio. Me ne intendo di queste cose. Robert, Diane, domattina alle 10 verrà il signor Prudence, il mio notaio. E vorrei che foste presenti. Sì. Posso parlare con Diane? Mi dispiace, signore, ma in questo momento non può riceverla e ho l'ordine di non disturbarla. Potrebbe darle questi fiori e dirle che le telefonerò? Naturalmente, signore. Grazie. Signor Pearson, Lord Newfoundland voleva ringraziarla personalmente per aver salvato la vita al signor Robert. Dice davvero? Personalmente? Sì, signore. Ma allora gli dica che passerò più tardi. Certo. Si ricordi i fiori? Stia tranquillo. Io sottoscritto, Lord Edward Newfoundland, nomino con il presente atto mia nipote, la signorina Diane Newfoundland, mia unica erede. Se dalla sua unione in matrimonio con Robert Newfoundland nascessero dei figli, verranno applicate le norme del vecchio diritto di successione dei Newfoundland, in vigore da 300 anni, il quale stabilisce che... In caso di morte della suddetta e in mancanza di discendenti in linea diretta, sarà Robert Newfoundland il beneficiario dell'eredità e del titolo, ma anche dell'omonima proprietà. Ci sono obiezioni? Non credevo che avesse già redatto il testamento. Pensavo che si trattasse solo di una proposta. Diane,
Volevo solo sottoporlo alla vostra approvazione. Si tratta di un testamento provvisorio. Non è così, signor Prudence? Le disposizioni devono garantire tutti gli aventi causa, ma naturalmente possono essere sempre variate. Hai visto, tesoro? Bene, se questo ti fa stare più tranquillo. Ecco, adesso mi sento più sollevato. Robert, ora sai cosa ti aspetta. Spero di non sentirne più parlare per molti, molti anni. Sì, lo spero anch'io. E adesso possiamo programmare la tua festa di compleanno. Io ho ancora da sistemare un paio di cosette. L'accompagno. Grazie. Anch'io avrei una piccola commissione da fare, se vuoi scusarmi. Sei l'unica donna che abbia amato davvero. Separarmi da te è stata la cosa più dolorosa della mia vita. Sai il motivo? Io ho smesso di bere. Suzanne, non amerò mai più una donna come ho amato te. Ti prego, smettila, Robert. Ci sono voluti anni per riuscire a dimenticarti. Il caso ha voluto che ci rincontrassimo adesso. Sono qui per comprare un anello di fidanzamento. Sposerò Diane Newthumberland. Anch'io mi sposerò presto. Vorrei che avessimo un'altra possibilità. Non sei innamorato di lei? Amo solo te. Signor Pearson, ci tenevo a ringraziarla personalmente. Di qua, prego. Mia nipote mi ha detto che lei ha rischiato la vita per salvare Robert. Oh, credo che Diane abbia un po' esagerato. No, no, lei ha dimostrato un grande coraggio e anche un ammirevole altruismo. La ringrazio ancora. Ma vede, questo non è l'unico motivo per cui desideravo parlarle. Avrei intenzione di fare un regalo a mia nipote. E mi farebbe piacere regalarle un aereo. Non potrebbe farle cosa più gradita. So che le piace in modo particolare il nostro Diamond. Diamond? Un aliante a motore. Lei quindi è intenzionato a venderlo? No, al contrario. La mia intenzione è venderlo. Ma mio padre dice che non ce lo possiamo permettere. Senta, quanto costa questo prezioso gioiello? Devo prima parlarne con mio padre. Scusi la mia curiosità, è una ricorrenza particolare? Mia nipote festeggia il suo compleanno e il suo fidanzamento. Con Robert Newthumberland? Sì, sì. Ieri si è comportato in modo irresponsabile, ma in fondo è una persona per bene. Anche lui è un pilota, lo sa? Ne è sicuro? Era nella Royal Air Force. Perché non gli chiede come mai è stato congedato? Avanti. Ah, Charles. C'è posta per lei. Grazie. Ah, per favore, aspetti. Un altro rifiuto, purtroppo. Con il dovuto rispetto, non deve scoraggiarsi, insisto. Seguirò il suo consiglio. Prima o poi troverò una compagnia aerea. Quello che conta ora è che Robert e io siamo felici. Zio Edward. Sì, Robert. Che ne pensi di quest'anello? Oh, è davvero splendido. Non posso mostrarti il mio di gioiello, è sul campo di volo. È un Diamond. Oh, Diane sarà felicissima, è un ottimo apparecchio, assolutamente indistruttibile. Conoscendo mia nipote, vedrai che mi costringerà a fare insieme a lei il volo inaugurale. Stai tranquillo, sopravviverai. Robert, dimmi la verità. Perché ti sei congedato dalla Royal Air Force? La Royal Air Force? Perché me lo chiedi? Girano delle voci.
Hai chiesto tu il congedo? Non esattamente. Sono stato costretto. La solita storia di donne, sai che cosa intendo? No. Voglio essere sincero con te, zio. Tu stesso hai detto che in uniforme ero piuttosto attraente. Ebbene, lei era... Sì, era la moglie di un mio superiore. La storia venne fuori, lui ne fece una questione personale e così fui invitato a congedarmi dal servizio. Capisco. Mi fa piacere che mi hai telefonato, stavo per farlo io. Devo dirti una cosa. Anche tu? Lo sai che mi piaci molto, George. Ne parlavamo l'altro giorno, le affinità elettive. Te lo ricordi? Quindi mi farebbe comunque piacere se noi... Sai a cosa mi riferisco? Prima che tu lo sappia da qualcun altro, volevo dirti che sono fidanzata. Lo so. Chi te l'ha detto? Peccato che hai scelto l'uomo sbagliato. Sono anni che conosco Robert. È stato il mio primo amore e ora vogliamo sposarci. E lui è un uomo meraviglioso. Non è un uomo meraviglioso. Non è sincero con te. Come, scusa? Ti tradisce. Lo dici solo perché sei geloso. Ha una relazione con Susanna. Con la tua ragazza? È assurdo, George. Voglio bene a Susanna, ma non è la mia ragazza. Ma per favore, vi ho visti insieme. Ho chiesto al vostro meccanico, che ha detto è la ragazza del signor Pearson e so che si sposeranno. Sì, è la fidanzata di mio padre, che si chiama Pearson, guarda caso. E avrebbero voluto sposarsi. Ma non so se lei lo voglia ancora. Non ti credo, stai mentendo. Sono certa che Robert non farebbe una cosa del genere. Tra un paio d'anni, ma non adesso. Senti, l'ho visto con i miei occhi. Era a casa di Susanna. E gli hanno anche ritirato il brevetto. Questa è una vera caduta di stile da parte tua. Non intendo parlare più di questo argomento. Tanti auguri a te, tanti auguri a Diane, tanti auguri a te. Tanti auguri, cara. Grazie. Tanti auguri. Credo che sia il momento di andare. Zio, aspetta, per favore. Lo so, avrei dovuto resistere fino a questa sera, ma sono troppo impaziente. Oh, Robert. Non me l'aspettavo, è bellissimo. Ti ringrazio. E non è soltanto un regalo di compleanno. Sì, lo so. È per il fidanzamento. Robert, non pensi anche tu che Diane dovrebbe andare a cambiarsi? Sì. Quell'abito non è adatto. Che cosa ne dici? Oh, è davvero per me? Certo, cara. Grazie. È il Diamond. Già. Non mi avresti potuto dare una gioia più grande. Zio, adesso devi mantenere la tua promessa, non avrai paura. Ah, certo, il volo inaugurale. Non mi dire. Vedrai, ti piacerà.
Mia cara Diane, prima del decollo facciamo un brindisi. Se non ti dispiace io passo. Adesso non vedo l'ora di pilotare questo gioiellino. Faccio un giro fino alla costa e torno. Hai visto che ti avevo detto? Ci avrei giurato. Però sarà il caso di togliere il fiocco prima. Sì, giusto. Lei salirà a bordo? No, cedo volentieri il posto all'intrepido aviatore e alla festeggiata. Vado a prendere qualcos'altro da bere. Non avrei mai immaginato che l'avresti inaugurato con me. È un doppio regalo. Ah già, in realtà è questa la vera sorpresa. Tieni, tesoro. Visto che non puoi bere lo champagne, prendi almeno un sorso di succo d'arancia. Grazie. Sei pronto, nonno? Diane, non te la prendere, ma cominciano a tremarmi le gambe. Sarà per la prossima volta. Peccato. Non te la prendere. Allora vieni tu, Robert. Sai quanto mi piacerebbe volare con te, ma ho un po' di mal di stomaco. Non me la sento. Forse ho esagerato con la torta. Scusa. Che ne direbbe lei, Suzanne? Beh, sì, dico di sì. Ma lo faccio solo per te. Ti ho promesso una prova d'amore. Sarei fiero di me. Sbrighiamoci prima che ci ripensi. Suzanne. Signor Newfoundland, qualcosa non va? Hai messo qualcosa nel bicchiere, vero? Avanti, dimmelo! O non la rivedrai mai più! Che l'hai versato in quel bicchiere? Gocce di narcotico. Che cosa succede? Vieni. Suzanne. Allora, è tutto a posto? Sì, è meraviglioso. Se però sente di non farcela, mi avverta che torniamo. Certo, ma non ho affatto paura. Diane, sono George, mi senti? Papà Alfa, ti ascolto. Siete in pericolo. Torna subito indietro. Che ti prende? Sei impazzito, George? Diane, Robert ti ha messo del narcotico nel bicchiere. Tra poco perderai i sensi. Quindi ora cercherò di farvi atterrare. Fa quello che ti dico, d'accordo? Non è possibile. Non riesco a credere che Robert abbia fatto una cosa simile. Diane, mi senti? Rispondi. Sì, ti ascolto. Bene. Devi cercare di spiegare a Suzanne più cose possibili prima che tu perda i sensi. Hai capito? No, io non sono in grado di... Stia calma e ascolti. D'accordo, questa è la cloche. In avanti si scende e indietro si sale. Questa è la manetta del gas, questa è la velocità. E dunque, i pedali sono i timoni laterali, destro e sinistro. E con questo si azionano i flap di atterraggio. Diane ha perso i sensi! Che cosa devo fare adesso? Vado sulla pista. Suzanne, mantieni la calma ora e fai esattamente quello che ti dico. Spingi un po' la cloche verso destra. Così va bene. E adesso riportala di nuovo al centro. Mantieni la rotta. Bene così. E scendi lentamente, molto lentamente. Magnifico, stai andando benissimo. Ora i flap. Alla tua sinistra c'è una leva blu. Tirala leggermente verso di te. A
Attenta, leggermente ho detto. Dai un po' di gas. Così, bene. Scendi lentamente, mancano pochi metri. Ci siamo, bravissima Suzanne. Sei sulla pista di atterraggio. Ce l'ha fatta! George, dove sono? Tra le mie braccia. E questa volta non ti lascerò andare via. Suzanne! Suzanne! Oh, amore mio, ho temuto di perderti. Oh. Forse sono io che ho perso te, William. Che cosa stai dicendo? Sei riuscita a volare, le hai salvato la vita. No, io... Sei ancora sotto shock. Non ti rendi conto che hai impedito che avvenisse un disastro? Certo. Diane doveva morire insieme a suo nonno. Robert voleva ereditare tutto. E tu li hai salvati. Sei la mia eroina. La mia eroina. David, prenotami subito un volo per il Sud America. Devo andare via da qui. Cosa è successo? Non me lo chiedere. Grazie, signor Pearson. No, non aiuti, mi aiuti Diane. Come stai, bambina mia? Sono solo un po' stordita, nonno, non ti preoccupare. Posso fare qualcosa per lei, signora? Sì, Charles. Chiami immediatamente il notaio e gli dica che deve annullare il testamento. Casa Newfoundland. No, mi dispiace, al momento non può rispondere. Se vuole può lasciare detto a me, riferirò il messaggio. Robert Newfoundland. Signore, posso parlarle un momento? Che c'è? Che cosa succede, Charles? Ha appena telefonato la polizia di Devon. C'è stato un incidente. Mi hanno riferito che il signor Robert ha perso il controllo della sua auto e sembra che sia finito contro un muro. È morto? Temo di sì, signore. Sono desolato. Sei pronta per tornare a volare? Se vuoi, dalla prossima settimana posso darti lezioni di pilotaggio. Che ne dici? Vieni, salta su. Devo dirti una cosa, William. Non hai ancora superato lo shock? Non te la senti? No, si tratta di Robert. Robert è morto e non vorrei parlarne mai più. L'importante è che abbia confessato in tempo il suo piano diabolico. Robert lo ha fatto a causa mia. Cosa dici? Era lui, l'uomo al quale sono stata legata per anni. Ci siamo amati molto, ma poi lui ha cominciato a bere e io a quel punto l'ho lasciato. Ci è voluto molto per dimenticarlo. Ma poi, dopo tanti anni, è comparso qui. E c'è dell'altro. Quindi voi due avevate... Pensava fossi ancora innamorata di lui. Ed è venuto a casa mia per dirmi che... voleva liberarsi di Diane per stare con me. E anche tu volevi liberarti di me? No.
neanche per un momento. Era proprio quello che volevo sentirti dire. Tutto il resto non conta. Mio padre è Susan. È il caso di dire che sono al settimo cielo. Susan ha confessato tutto a mio padre e lui l'ha perdonata. L'amore a volte percorre strade misteriose. Ora dovresti prendermi in braccio. Pensavo di farlo in un'altra occasione. Aspetta. Ehi, non vorrai scappare un'altra volta? Diane, io ti amo. Anch'io ti amo, George. E scappo solo quando sono sicura che mi segui. Eccomi qui. Lord Northumberland. Ma che sorpresa. George, sarei molto felice se mi chiamassi Edward. Grazie, Edward. Diane? George? Nonno, noi vorremmo dirti una cosa. Edward, vorrei chiedere la mano di suo nipote. Io desidero solo che la mia Diane sia felice. A voi, ragazzi.